Non c'è assolutamente alcuna correlazione tra vaccini e autismo. Il dottor Michele Conversano, presidente della Società Nazionale di Igiene, ne è convinto, ma c'è molta preoccupazione e molta rabbia. A Bari, Conversano, insieme alla responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, ha fatto il punto della situazione per capire come fronteggiare l'allarme scatenato dall'inchiesta aperta dalla Procura di Tani sulla presunta relazione tra vaccini e l'insorgere di malattie come l'autismo. Rabbia contro chi, un medico, propina rimedi omeopatici a 6.000 assistiti e in tasca migliaia di euro per visite e perizie. È un falso ideologico che si configura in procurato. Allarme. Un controsenso poi pensare che dietro la produzione di vaccini ci sia un interesse delle ditte farmaceutiche. Si pensi che la spesa farmaceutica in Italia si aggira sui 26 miliardi di euro, quella per i vaccini è pari ad appena l'1,2%. Tutti i vaccini costano un terzo di un solo gastroprotettore, per fare un esempio. E c'è preoccupazione perché da quando si sono diffuse notizie del genere in Puglia si è registrato un calo del 5% nelle vaccinazioni. Vuol dire, tuona alla Germinaria, mandare a monte vent'anni di lavoro alle famiglie consiglio è forte e chiaro. Vaccinate, è più rischioso, lo dico da mamma, passare tutta una vita nel timore che mio figlio possa contrarre la malattia rispetto al timore che ci possa essere un caso su migliaia di dosi di piccoli effetti collaterali.